si è conclusa oggi, con un convegno nel cantiere della metro B1 della capitale, la campagna della filea CGIL Roma e Lazio per la sicurezza sul lavoro nel settore edile, dal titolo «Far morire per il pane è un crimine». Nel corso del 2010, nei cantieri della sola regione Lazio, hanno perso la vita 13 lavoratori italiani e stranieri, che si aggiungono alle altre 152 vittime registrate nel resto del paese. Tra le cause degli incidenti, il lavoro nero, la concorrenza sleale e il massimo ribasso. Una campagna lanciata i primi di febbraio che ha avuto ottimi riscontri su tutto il territorio. In questi due mesi di campagna che abbiamo fatto sulla sicurezza abbiamo ricevuto tantissimi attestati di stima e anche di fiducia nei confronti della nostra organizzazione, che ha affrontato un tema che abbiamo scoperto e vorremmo che lo capissero tutti, che è un tema di grande attualità, di grande sensibilità, non solo nel lavoro ma anche nell'opinione pubblica. L'avanzare della crisi economica, come spiega Walter Schiavella, segretario generale filea CGIL, incide negativamente sulla sicurezza nei cantieri e sul lavoro sommerso nel settore dell'edilizia. Abbiamo voluto fare questa campagna per sollevare un velo che troppo spesso si stende su un fenomeno che non cessa, anzi si aggrava. La crisi sta segnando pesantemente questo settore dal versante dell'occupazione, ma soprattutto anche della regolarità del lavoro. Un mercato non regolato, controlli sempre più scarsi, una restrizione complessiva del lavoro sta aumentando in presenza di una inadeguatezza dei controlli e di una legislazione che punta nella sostanza alla deregolazione e non alla semplificazione, sta aumentando il lavoro nero e l'irregolarità in edilizia. Nell'illegalità, nell'irregolarità nascono e prosperano i fenomeni che tanto tristemente misuriamo e che anche dal versante numerico non sono affatto in calo. I morti sul lavoro in edilizia nel 2010 sono diminuiti, è vero, in numero assoluto, ma sono assolutamente aumentati di circa il 14% in rapporto alle ore lavorate. I morti sul lavoro nel primo trimestre di quest'anno sono aumentati in edilizia. Ci troviamo in una situazione nella quale si continua a pensare che l'eccezione è eccezione quando invece è la regola. Il ministro Sacconi su 10.000 ispezioni in edilizia ha registrato oltre il 50% di tasso di irregolarità, con un lavoratore su tre che è assolutamente in nero. In quel meccanismo, che si pensa limitato soltanto dal fatto che i controlli sono stati mirati, dice il ministro, si nasconde invece appunto la regola, perché è la realtà di qualsiasi settore, di qualsiasi situazione produttiva nell'edilizia. È un fenomeno troppo generalizzato e andrebbe contrastato quindi con regole certe, esigibili, con controlli diffusi, che invece non si stanno facendo.